Poi comunque quelli della sigla non vengono più. Ma come non vengono? Io mo come cacchio faccio? Boh. Vabbè, va. In qualche modo mi arrangio. Il pianoforte ci sta? Sì. Ok. Mi piace la trap, mi piace la trap. Bevo il vino anche se sa di tap. Che ne pensi? A Fa cagare. posto allora, possiamo cominciare. Ciao a tutti e benvenuti a Posso andare al bagno? La rubrica di riassunti per quelli che, quando l'ho spiegato, non c'erano. Vi ricordate i fenici? Quelli dell'alfabeto? Quelli delle conchiglie per fare il colore rosso, il porpora. Ricordate quando vi ho detto remember, remember, i fenici in November? Questi ci si ripropongono, come la mattina quando ti sei mangiati i peperoni a cena, non ve li dimenticate. Eccoli qua. I fenici, no i peperoni, eh. I fenici avevano creato parecchie colonie, fra cui Cartagine, che la leggenda vuole fondata da una regina spodestata, Didone. Quella che poi si innamora di Enea, lui la smolla perché deve andare a fare il figo, che grazie a lui deve nascere la stirpe romana, e lei poverina, tutta frenzonata, s'ammazza buttandosi su una spada. Insomma, era una che le brutte situazioni le prendeva di petto. No, vabbè, ma queste brutte, io non posso dire queste cose, che cringe. Vabbò, fatto sta che Cartagine nei secoli era cresciuta di brutto e a sua volta aveva fondato altre colonie, Cadice, Malaga, nelle Baleari Ibiza. Oh, ma che è sta cosa? Ma lo vogliamo fare serio sto video o no? Che cazzo? Allora, tu mo la vedi la cartina? In un mondo in cui il Mediterraneo è il mare più importante, qual è l'isola che ti conviene avere? Quella che ti serve per fare i big money? La Sardegna? No. Ibiza? Oh, e basta però con sto Annibale che fa lo schiumaparty, eh? No, comunque. La Sicilia. La Sicilia era una terra ricchissima, produttrice di grano che ci potevi girare le scene del gladiatore, oltre che strategicamente fondamentale. E ne controllavano già un bel pezzo, sti caspita di cartaginesi. Le altre città, invece, ci avevano ognuna la sua situazione. A Messina, ad esempio, ci stavano i Mamertini, popolo di mercenari campani che dicevano di essere figli di. Figlio di una grandissima puttana! Di Marte. Figli di Marte, dio della guerra. Vabbè, senza che te l'allungo, tu basta che ti ricordi che i Mamertini stanno a fare come te quando fai le risse e chiami a tuo cugino più grande. Si scontrano con il tiranno di Siracusa, Gerone II, e chiedono aiuto ai cartaginesi. I cartaginesi accettano di proteggerli, ma poi si piazzano là perché vogliono conquistarla tutta sta cavolo di Sicilia. E i Mamertini capiscono che si sono presi una bella fregatura. Maledetti cartaginesi! E mo come facciamo? Si chiedono i Mamertini. Non ci sta per caso un'altra potenza fresca fresca che si sta proprio mo mo affacciando sul Mediterraneo? In effetti ci sarebbe un popolo figlio di Marte come noi, italico come noi, campione d'Europa come noi. Vabbè, non penso di farti spoiler se ti dico che chiedono aiuto ai Romani, che pure loro la Sicilia la puntavano da un po'. E infatti dicono. Ce la pigliamma tutta quella che è nostra. No, non è vero. In realtà all'inizio sono un po' indecisi sul da farsi, ma poi affidano al console Appio Claudio Caudice il compito di fare sta guerra. Mi dispiace, raga, ma non ho trovato rappresentazioni iconografiche sue, quindi vi beccate l'unico romano che so sicuro conosciate. Però tu mo pensa di essere The Rock che deve combattere contro la Sirenetta. Dici, vinco io facile, ma se io ti dicessi che ci devi combattere in acqua? Qua ti serve un mini spiegone. Nell'antichità le battaglie navali richiedevano destrezza, dovevi saper manovrare bene per puntare quasi sempre a speronare la nave nemica. Sì, vabbè, le triremi nucleari, mo. E con le navi i romani sono messi male, stanno tostissimi con la fanteria, ma non hanno mai avuto una vera marina militare. I cartaginesi invece sono anni che hanno le flotte, che sanno combattere per mare. Non è che mo arrivi tu, cazzo cazzo, e vuoi fare la battaglia navale. Ma pattina, va. Uè, fermi tutti, c'ho un'idea. Non possiamo essere battuti in mare se anche in mare li combattiamo sulla terra, pensano i romani. E cioè, useremo il corvo. Che non è questo, ma questo, un ponte mobile con dei rampini che agganciava le navi nemiche, così che i nostri amici romani potevano dare mazzate come solo loro sapevano fare. E infatti i romani vincono.
Ci sarebbero da dire altre cose, ma questi sono i punti salienti fondamentalmente. Quindi, fine prima guerra punica. Ah no, aspetta, questo è importante. Tutta la Sicilia diventa la prima provincia romana, cioè un territorio suddito, governato da un romano e che deve pagare pesanti tributi a Roma. Mo hai capito che succede quando chiedi aiuto a un bullo come i romani? Ti conviene? Ma, questo non credo. Me? Mo andate a studiare sul libro e ci vediamo per la seconda guerra punica, che quella è una figata. Arrivederci.